è Rione Nero a gioire al termine della notte di Bissò. La testa del saraceno è caduta dalla parte della compagine di Porta Ravagnana, promettendo successi per il 2019, l'anno del 60° anniversario del Palio del Niballo, che verrà festeggiato ospitando i campionati italiani delle competizioni di sbandieratori e musici. Inizia così il nuovo anno di Faenza, che brucia le negatività dell'anno vecchio con l'auspicio di buone nuove per il futuro. L'ultimo anno completo di amministrazione Malpezzi, un anno che inizia subito fra gioie e dolori. Intanto speriamo sia un anno positivo per tutti i faentini e per l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda l'amministrazione, sarà un altro anno impegnativo, ma voglio dire anche molto pieno di iniziative, di opere da portare a termine, anche perché questo sarà l'ultimo anno pieno della mia amministrazione. Nel 2020 ci saranno le elezioni e quindi siamo fortemente impegnati per concretizzare vari progetti che sono in itinere. Sarà un anno comunque complicato, ma siamo abituati alle complicazioni perché è dal 2010 che ogni anno ha i suoi dolori. Per il 2019 i dolori sono comparsi con la legge di bilancio dello Stato approvata a fine anno, che ha tagliato per quanto riguarda il comune di Faenza una somma superiore a 1 milione di euro, siamo sul 1.180.000, relativo al fondo integrativo IMU-TASI. Sono soldi che mancano nella parte corrente, che quindi dovranno essere recuperati per garantire gli equilibri di bilancio. A proposito di progetti, grandi speranze per Palazzo del Podestà e la stazione. Beh, Palazzo del Podestà sono quasi certezze, al di là dei piccoli punti interrogativi che ci possono essere quando c'è un cantiere di un'opera pubblica in corso, ma l'opera è in corso. L'altro grande cantiere che vogliamo quantomeno avviare è quello relativo alla rigenerazione dell'area della stazione ferroviaria, un'opera importantissima, attesa da tanti decenni, potremmo dire, dai faentini, e quindi vogliamo assolutamente concretizzare questo percorso che ha già beneficiato di uno stanziamento importante da parte della Regione Emilia-Romagna. 2019 e 2020 saranno gli anni di una rivoluzione per tutta la città, che si lega anche al progetto della stazione. La mobilità, se ne parla poco, se ne dovrebbe parlare di più, lo insegna quello che è successo col provvedimento regionale degli Euro 4, poi rientrato proprio per le polemiche a causa della mancata comunicazione. Sì, certamente Faenza necessita di una rivisitazione integrale dei percorsi, delle modalità di fruizione del trasporto pubblico. Questo è uno degli impegni che abbiamo preso in sede della prossima variazione di bilancio. È chiaro che quel taglio di oltre 1 milione di euro da parte dello Stato rende molto complicate le innovazioni che comportano maggiori spese quando siamo a dover digerire delle minori entrate. Ma ci lavoriamo sopra perché siamo assolutamente consapevoli dell'importanza strategica di offrire un servizio di mobilità pubblica tale da ridurre la viabilità privata, in particolare con le auto che creano le polveri sottili. L'anno però è iniziato con la discussione polemica sul decreto sicurezza, immigrazione, accoglienza. Qual è la sua posizione? La mia posizione è che le leggi vanno rispettate, ma le leggi incostituzionali ci sono nell'ordinamento giuridico gli strumenti per modificarle. Io ritengo che su questo punto dei permessi di soggiorno il decreto Salvini sia incostituzionale, lo credo come molti altri colleghi sindaci, e quindi ci siamo attivati anche come amministrazione comunale di Faenza per verificare le modalità per intervenire su questa problematica che rischia davvero di spingere alla clandestinità decine e decine di persone sul nostro territorio. Quindi assolutamente un'azione in controtendenza rispetto a quella che negli obiettivi il decreto Salvini si voleva porre.